Le alte cariche dell'aeronautica sono pronte a decollare sui cieli di Fano per il primo raduno nazionale delle pattuglie civili. L'evento si colloca nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario dell'aeroporto fanese, iniziati lo scorso settembre e che proseguiranno sabato 19 e domenica 20 maggio con l'arrivo di oltre 200 veicoli. Abbiamo aggiunto un'altra pietra al percorso del nostro club, ha commentato il presidente Cecchini. Stiamo cercando una sinergia con la città che è mancata per anni. Vogliamo far capire ai fanesi, ha detto in conferenza stampa, che l'aeroporto è vivo e che gli spazi sono usufruibili da tutti. Abbiamo il dovere di lasciare qualcosa di importante perché un aeroporto che funziona significa posti di lavoro. Fra le varie iniziative, l'aeroclub sta lavorando per reintestare l'aeroporto anche a Walter Micioli. Con il comune abbiamo intrapreso questa bella iniziativa di poter ridare anche al fratello di Enzo, anche gli medagliato al valore asso dei cieli in guerra e quant'altro, fratello Walter, quindi cerchiamo di poter portare avanti, di sperare di portare avanti il prima possibile la reintestazione dell'aeroporto a Enzo e Walter Micioli. Proprio in questo caso sarà insomma effettuata una bella targa per poter appunto iniziare a dedicare l'aeroporto a entrambi i fratelli Micioli. Il raduno inizierà sabato mattina alle 9.45 con un taglio del nastro e l'apertura di una mostra fotografica con la proiezione di immagini storiche su maxi schermi. Poi, dopo i vari saluti delle autorità civili e militari, si terrà una cerimonia di premiazione e la deposizione di una corona d'alloro in ricordo di Enzo Micioli. Alle ore 11 seguirà l'apertura dei paracadutisti con il tricolore che darà il via ad una serie di iniziative che si protrarranno fino all'ora di cena. Domenica invece, dopo il saluto delle pattuglie alla città, alle ore 12 è previsto il lancio di un messaggio di pace in tutto il mondo da parte del Fly Fano Team. Ma soprattutto porteremo a Fano qualcosa per i fanesi e non solo da scoprire, ed è un'attività che l'aeronautica fa prevalentemente a Fano, ed è la ricerca e soccorso. E questa è una cosa importantissima, ci hanno omaggiato con questa attività che sarà per loro un'attività addestrativa, e avremo un elicottero, un nuovissimo elicottero di cui l'aeronautica si è dotata, e simuleremo un allarme, quindi suonerà una sirena in aeroporto, i piloti correranno al velivolo e simuleranno la ricerca e il soccorso di un disperso. Quindi è un bellissimo regalo che ci fa l'aeronautica. Questo perché? Perché pochi fanesi lo sanno, ma abbiamo elicotteri che di notte e di giorno vengono a Fano ad addestrarsi proprio per questo scopo, per soccorrere le vite umane. L'aeroporto, che è il primo delle Marche ad aver compiuto i 100 anni, è stato definito dal sindaco un gioiellino che per le sue caratteristiche ha delle grandi potenzialità, e questo evento ne è la dimostrazione. Si vuole celebrare anche la storia di questo aeroporto che compie 100 anni con anche presenze significative e importanti, e sarà una due giorni spettacolare che meritano di essere visti, e sia visitando l'aeroporto e rivolgendo anche lo sguardo verso l'alto, perché ci saranno tanti aerei e elicotteri che voleranno e che faranno anche alcune cose particolari.